Buonasera Marina, buonasera ai telespettatori del TG8. Sì, è stato un pomeriggio davvero rocambolesco, hai detto bene, folla in piazza, c'era tanta gente per Matteo Salvini. La maggior parte della gente aveva le mascherine, ma certo le distanze di sicurezza non è che poi siano state rispettate, parlo delle distanze anti-Covid. Perché Matteo Salvini è tornato in Abruzzo, lo hai detto tu, il leader della Lega è arrivato qui ad Avezzano, dove era poco prima dietro di me, dietro la telecamera di Diego Martelli, anzi davanti alla telecamera di Diego Martelli, perché stava facendo dei selfie con le persone che volevano farsi una foto con lui per presentare la candidatura di Tiziano Genovesi, che è candidato della Lega, ma poi nell'intervista Salvini ci ha detto riusciremo a fare quadrato per quanto riguarda tutto il centrodestra. Ricordiamo infatti che si voterà per le comunali ad Avezzano. Ma Matteo Salvini ha parlato del candidato Tiziano Genovesi, classe 1980, coordinatore provinciale della Lega dell'Aquila, sposato, padre di due bambine, titolare d'azienda e consulente commerciale, ma ha voluto parlare, come hai detto tu, soprattutto di sicurezza, perché questo alla luce del l'episodio di qualche giorno fa, quando un carabiniere durante un controllo è stato picchiato, malmenato da un cittadino di origine domenicana. Il cittadino è stato arrestato, la sorella per la verità poi ha chiesto scusa, ma lui ha detto voglio essere qui per onorare l'arma. Ha parlato di diversi argomenti, noi lo abbiamo preso per la giacca prima di entrare in comune dove ha incontrato il candidato Genovesi, lo abbiamo preso per la giacca perché c'è un servizio d'ordine, c'era imponente. Lo abbiamo fermato per fargli qualche domanda così al volo e poi ha fatto un mini comizio in cui ha parlato del governo, delle cartelle esattoriali, si scenderà in piazza anche in Abruzzo il 4 luglio, ha detto che Conte si è ricordato dell'Abruzzo, di Pescara e dell'Aquila soltanto nell'ultimo discorso, ha parlato della cassa integrazione che non ancora arriva, naturalmente come hai detto tu dell'immigrazione, ha detto ben vengano gli immigrati regolari ma non vogliamo gli immigrati schiavi, e nel corso dell'intervista sentirete poi la risposta anche a una domanda di una collega sui marocchini arrivati nel Fucino per lavorare i campi visto la scarsità di manodopera. Insomma, diversi gli argomenti, noi lo abbiamo intercettato grazie alla prontezza della telecamera di Diego Martelli in questa intervista ed ecco cosa ci ha detto, se la regia può agevolare il contributo filmato. Senatore, oggi ad Avezzano per parlare anche il candidato e per parlare immagino anche di sicurezza, senatore. Oggi ad Avezzano per omaggiare l'arma dei carabinieri e tutte le donne e gli uomini in divisa, visto che proprio qua il carabiniere di Avezzano è stato aggredito dal solito miserabile che oltretutto c'aveva pure il reddito di cittadinanza, quindi il tema sicurezza non è un'invenzione. Senta, della Lega, senatore, è una necessità dei cittadini, quindi in primis per portare il supporto nostro di tutta la popolazione. L'abbiamo organizzato in un pomeriggio e questa è la risposta della piazza. Poi sicuramente come Lega ci sono i due appuntamenti di Chieti e di Avezzano che ci vedranno protagonisti. Però oggi al centro c'è il diritto alla sicurezza e il ringraziamento alle forze dell'ordine. Senta, senatore, questa è terra di Fucino. Ci sono due aerei arrivati dal Marocco perché le maestranze italiane lì non vogliono andare a lavorare per la raccolta dei prodotti della terra. Come si conciliano le due cose? Reintrodurre i voucher in agricoltura, nel turismo e nel commercio. Se non si reintroducono i voucher, soprattutto dopo il Covid, quindi il lavoro pulito, a tempo, giustamente retribuito, si agevola il lavoro nero. Gli immigrati regolari e per bene sono i benvenuti in Abruzzo come in tutta Italia. Il problema, e l'aggressione al carabiniere lo dimostra, sono i delinquenti che non hanno colore, però fra gli immigrati purtroppo ce ne sono parecchi. Senatore, perché questo candidato? Perché questo candidato? Prima parliamo del carabiniere, poi mettiamo fine a un commissariamento gestito da persone assolutamente in gamba, però è giusto che siano i cittadini a decidere chi li amministrerà. E poi per Avezzano scelgono i cittadini di Avezzano, io sono solo a disposizione della comunità. Ma è il candidato della Lega o del centrodestra? Io penso che il centrodestra sarà compatto ad Avezzano come a Chieti. Però diciamo che in Abruzzo la Lega è il primo partito, abbiamo lasciato spazio agli alleati in regione, in tanti comuni. Penso che in queste due realtà abbiamo uomini e donne in grado di farcela. Senatore, il futuro di questo... Non siamo qua a imporre, siamo qua ad ascoltare. Sicuramente la persona di cui lei parlava è persona assolutamente... Senatore, il futuro del governo?
chiedetelo a loro, litigano tutti i giorni. Oggi da genitore sono disgustato dall'ennesimo rinvio sul tema scuola. Abbiamo un ministro incapace, incompetente, arrogante e noi a fine giugno non sappiamo ancora se, come e quando i nostri figli torneranno in classe a settembre ed è una follia. Questo governo prima va a casa meglio è. Lei che propone? Di fare quello che fa tutta Europa. In tutta Europa i bimbi sono già in classe. Oggi. Bene, Antonella, se mi senti hai qualche cosa da aggiungere rispetto al già tanto materiale che abbiamo sentito su Matteo Salvini? Marina, come vedi la piazza si sta svuotando, abbiamo visto che, come ti ho detto prima, c'era gente e dunque qualche problema forse di distanziamento anti-Covid per le misure di sicurezza. Non sono mancate alcune contestazioni da parte soprattutto di alcuni giovani. E alla fine Matteo Salvini ha detto che naturalmente sarà anche a Chieti, perché come sappiamo Chieti è il comune più importante in cui si voterà a settembre con Avezzano ed altri comuni anche abbastanza importanti del nostro Abruzzo.